Clave, uno dei miei strumenti di lavoro preferiti. Vanno da 1 kg a 30 kg e insieme al TRX, secondo me, è lo strumento più sottovalutato del mondo dell'elemento funzionale. Da un po' di anni a questa parte abbiamo visto un grosso sviluppo della tecnologia anche nell'ambito dell'allenamento, perché stanno cercando di renderlo accessibile e facile a chiunque, atleta o non. Questo però ci fa dimenticare una cosa, che non sono i macchinari che devono guidarci nell'allenamento, ma dovremmo essere noi a gestire il nostro corpo durante l'allenamento e casomai gestire lo strumento di lavoro, visto che nella vita quotidiana o nello sport specifico non siamo guidati, ma ci dobbiamo gestire da soli. Questo attrezzo per niente tecnologico potrà esserci molto d'aiuto. Per esperienza personale, la prima cosa che si nota quando si dà una clava in mano ad una persona, che sia allenata o meno, è la difficoltà con cui cerca di gestire il peso stabilizzando l'articolazione. Si concentra su impugnare la clava con forza e si dimentica di stabilizzare la spalla, da fermo o in movimento. Questo perché la massa è molto lontana da dove viene impugnato lo strumento. Questa è la ragione per cui è difficile da utilizzare, ma è il suo vero punto forte, perché non essendo ingombrante, magari come un kettlebell, ci permette di lavorare sul piano trasverso e molto vicino al corpo, slanciando lo strumento. Penso sia davvero l'unico strumento in grado di lavorare in maniera così completa sul piano trasverso, sia per la parte bassa sia per la parte alta del corpo. Piano trasverso che viene dimenticato nella maggioranza delle discipline. Un altro punto di forza è che in molti esercizi non viene tirato o spinto come gli altri strumenti di lavoro che abbiamo, ma viene slanciato, e questo ha diversi vantaggi. Dato che per costruire la forza e la potenza ci vuole una forte accelerazione, possiamo usufruire degli esercizi balistici sia per la parte inferiore del corpo che per quella superiore. Inoltre, passando continuamente nello stato di rilassamento a tensione delle fibre in maniera molto rapida, migliorerà la velocità e la coordinazione del corpo. È uno strumento che è difficile da usare e infatti sarà complicato spiegarlo in video, ma ci proveremo, perché lavora veramente su tanti aspetti, anche sulla mobilità articolare, quindi sia per una persona che non è uno sportivo o, meglio ancora, se pratica qualche sport, gli tornerà davvero utile, perché andremo a lavorare su range ampli di movimento e, dato che certe traiettorie verranno fatte senza dover stare in tensione, aumenterà la mobilità articolare. Per chi pratica sport, invece, faccio un esempio di sport a combattimento, che quando colpisci non ci deve essere tensione o rigidità durante il movimento, ma solo quando colpisci, troveremo molte similitudini con questi esercizi. Allora, tutto bello, ma come detto è uno strumento difficile da utilizzare. Quindi diamo un po' di consigli. Ad una donna direi di comprarne tre, visto che comunque quelle piccole non costano tanto. Quindi una 2,5, una 5 e una 7,5, che andranno bene per un bel po' di tempo. Per quanto riguarda gli uomini invece, una persona mediamente allenata, senza grossi problemi e con una buona stabilità, una 5 da utilizzare inizialmente con una mano, perché poi si alzerà, e una 10/12 da utilizzare con due mani. Detto questo, come di solito, consiglio sempre di partire a corpo libero, perché se non sono in grado di percepire dov'è la mia spalla, cosa fa la scapola, durante un push-up non riesco a stabilizzare col dorsale, non riesco a fare un affondo laterale perché non ho mobilità sul bacino, passare a questo attrezzo senza prima aver chiaro quelle cose lì, diciamo che lo strumento è eccezionale e può fare miracoli, ma siamo noi a dover gestire la clava. Quindi, se noi non siamo in grado di gestire il nostro corpo, difficilmente gestiremo la clava in maniera decente. Detto questo, cominciamo a vedere gli esercizi.